Bene, allora buongiorno a tutti quanti e grazie per esservi collegati. Uh, sono Pierluigi Anderlini, uh, responsabile marketing di APRA. Uh, telecamere e audio uh, sono disabilitate mh, perché siamo uh, oltre 350 utenti collegati. Potete comunque uh, porre domande e quesiti in chat. Um, nella sessione QA della piattaforma Teams. Al termine del webinar risponderemo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute e daremo comunque risposta a tutte le domande nei giorni successivi. Riceverete, infatti, una mail di ringraziamento. Uh, con uh, due link, uno uh, per uh, rivedere la registrazione del webinar e, um, ed un secondo um, per il download di un documento uh, contenente tutte le, contenente le risposte a tutte le domande che sono state poste nella chat. Uh, bene, due parole per uh, quanto riguarda il webinar. Um, come APRA abbiamo deciso uh, di fare questo percorso formativo uh, ripartito in, uh, in quattro sessioni uh, per offrire una panoramica e una visione d'insieme uh, della, della nostra soluzione IRP Essenzia nelle differenti, uh, nelle differenti aree e processi aziendali. L'intento è uh, quello di aiutare ad utilizzare uh, al meglio uh, la soluzione nelle sue funzionalità. Durante questi uh, quattro incontri infatti uh, che vanno dall'area contabile finanziaria fino alla digitalizzazione dei, dei processi andremo infatti ad illustrare e, e ad approfondire uh, proprio l'utilizzo uh, della soluzione nelle sue, uh, diciamo così, le sue varie funzionalità e i suoi vari moduli. Chiaramente uh, diciamo approfondimenti e domande ulteriori uh, i nostri consulenti sia in ambito normativo uh, che di prodotto uh, sono a vostra disposizione a partire dal dopo, da, da dopo il webinar. e Lascerei a questo punto la parola a, a Mauro Ruggeri, uh, consulente Essenza, uh, che vi introdurrà um, al primo uh, modulo del percorso uh, dal titolo oggi uh, Contabilità e Gestione Finanziaria. Um, Mauro, uh, se, se ci sei lascio la parola a te e buon webinar. Buongiorno a tutti, mi presento, con qualcuno ci conosciamo già, mi chiamo Mauro Ruggeri e sono un consulente APRA del reparto contabilità, finanze e controllo. Seguo sia Essenza che Doc Finance e oggi vi vedremo alcune funzionalità di essenza. Vedremo il tutto con la versione d'essenza, l'ultima rilasciata alla 8.3. Gli argomenti che tratteremo saranno i seguenti. Vedremo la gestione dei flussi bancari RH. Vedremo poi la possibilità di gestire i mastrini a riferimenti contabili. Vedremo alcune funzionalità che ci semplificano le operazioni sulle partite, giroconto clienti fornitori, abboni generazioni effetti attivi. Passeremo poi alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino e in ultimo vedremo le scritture di assestamento, fatture da ricevere, rate e risconti e la chiusura di esercizio con la stampa automatica dei conti patrimoniali e la possibilità di registrare la chiusura e l'apertura dei conti patrimoniali in prima nota. Passiamo quindi all'essenza. Ok, la gestione dei flussi RH. La procedura gestisce i flussi DRH e ci permette di semplificare la contabilizzazione dei movimenti bancari. Facciamo una premessa. Le banche tramite l'internet banking danno la possibilità di scaricare informazioni bancarie in un tracciato CB. Tra i vari file abbiamo avvisi RIBA, esiti insoluti e anche movimenti da conto. e, che chiamiamo mm, solitamente flussi RH. Noi oggi ci concentriamo su questi, ma il programma gestisce anche gli insoluti RIBA e gli SDD. L'acquisizione dei file RH in essenza permette quindi di semplificare in parte e automatizzare le registrazioni contabili. Questo perché ogni tipologia di movimento che la banca pubblica sul nostro conto corrente è identificato da un codice. Ad esempio il codice 48 significa bonifici a vostro favore, il codice 24 è quando noi facciamo un pagamento nei confronti dei nostri fornitori, il 31 quando ritiriamo RIBA a fine mese. Dobbiamo quindi dire a essenza come deve intercettare questa codifica e comportarsi di volta in volta ogni volta che trova un codice diverso. Vediamo quindi il programma operativo. La maschera è questa qua. È strutturata in questo modo. Abbiamo intestata la possibilità di recuperare il file che abbiamo scaricato dalla banca e il programma fa inizialmente dei codici di controllo. Perché? Perché se il file non è del, del SIA che ci aspettiamo, quindi non identifica la nostra azienda ci dà la segnalazione che il SIA non è quello lì che ci stiamo aspettando e quindi evitiamo di importare in contabilità dei movimenti non propri dell'azienda nostra. Poi la maschera è strutturata in questo modo. Ci sono dei bottoni funzionali che ci permettono di gestire l'elenco dei movimenti che abbiamo intercettato dal file che abbiamo scaricato. Sotto vedete la descrizione che è quella che riporta la banca a fronte di ogni causale e come vedete c'è anche il puntatore del mouse che identifica la posizione dove sto cliccando di volta in volta. Quindi lo scopo qual è? Qua abbiamo le varie colonne nel corpo centrale del documento della maschera. Il dato che preme noi inizialmente è questo qua, CB. Come vedete abbiamo vari codici che identificano le varie tipologie di movimenti che abbiamo nel file e per le varie tipologie abbiamo delle informazioni ulteriori che vedete nelle colonne successive che riusciamo a pubblicare in questa maschera quando, quando abbiamo censito e gestito il codice CBI corrispondente. Infatti, la prima colonna è quella che ci dà un quadro di insieme operativo. Ah, tenete conto che tutte le colonne sono ordinabili? Quindi, la prima colonna ci mostra lo stato del codice, della causale. Queste qua in rosso non sono ancora state censite all'interno di Essenzia per due motivi. Il primo, non abbiamo neanche caricato il conto bancario all'interno di Essenzia. Il secondo invece non abbiamo censito le due causali ZI e 95, però il conto bancario di riferimento è presente. Poi abbiamo altri stati, quello con il triangolo ci permette la contabilizzazione in automatico dei movimenti dove è presente, la mano richiede una conferma ulteriore da parte dell'utente quando siamo in fase di contabilizzazione. La spunta identifica quelle operazioni che già sono finite in prima nota e infatti nell'ultima colonna in fondo vediamo anche il movimento di prima nota corrispondente. Col tasto destro possiamo andare allo stesso. Quindi qual è il lavoro prioritario ogni volta che scarichiamo dei movimenti dalla banca? Andare a mappare le nostre causali CB e questo lo facciamo in questo modo con il bottone qua laterale causale operazioni. Prendo ad esempio la causale, questa, arrivo con accredito su conto corrente. Cosa potremmo fare? Potremmo, innanzitutto, la maschera ci aiuta e identifica se una causale, o oh, scusate, ho preso un'altra causale CB, ok, sì, questa qua, meno negativa. Quindi la maschera ci dice se un movimento di credito o di debito già si predispone per l'inserimento della casale stessa. Poi abbiamo varie possibilità di gestire questo codice. Quindi potremmo dirgli: Ok, ogni volta che incontri il 95 non gestisci il movimento stesso. Se lo gestisci, andiamo a dire qual è la causale di prima nota corrispondente che vogliamo inserire in prima nota quando portiamo il movimento in contabilità, possiamo dirgli di riportare nella nostra, nel nostro movimento contabile la descrizione che vediamo nel movimento stesso che ci pubblica la banca, andando a recuperare le informazioni o da stringa a stringa oppure da colonna a colonna tramite il puntatore che vi ho fatto vedere prima e poi possiamo dire se è un'operazione che tocca o un partitario cliente o fornitore. Oppure un'operazione senza partitario, quindi con una contropartita fissa su mastrino di prima nota, oppure con i conti transito. Fatto questo, la casale è censita e quindi ci troveremo successivamente in uno stato come queste qua, già presenti. Quindi, andando a vedere ad esempio anche questa qua, pagamento con utilizzo carte di credito, questa come è stata configurata? Rivado dentro nella maschera. Vedo che voglio utilizzare la casale di prima nota Pag Cart, riporto la descrizione del movimento contabile, anche se qua non l'ho messo, quindi facciamo dalla colonna 1 alla colonna 20, ad esempio, ed è un'operazione senza partitario con un conto transito pagamenti. Vuol dire che se io prendo questa registrazione... e decido di portarla in prima nota, in questo modo contabilizza, questa va direttamente in prima nota con le regole che ci siamo poc'anzi detti. Con leggi riesco a fare un refresh della maschera in modo che vedo gli stati d'avanzamento delle varie righe. La manina invece a differenza di quelle precedenti, mi dà la possibilità di chiedere conferma in un secondo momento della contabilizzazione del movimento, più che altro per quanto riguarda quei movimenti che hanno a che vedere con operazione cliente o fornitore, dove posso dire di andare a recuperare l'anagrafica sempre all'interno della prima nota e posso dire se voglio o aprire partita oppure gestire le partite, quindi selezionare quelle esistenti o aprirne di nuove. Lo strumento si racchiude in queste funzionalità qua. Lo scopo finale qual è? È gestire tutti i movimenti che vediamo nel file. Questo perché? Perché il programma successivamente, in automatico, archiverà il file in una cartella di storico. E quindi avremo la certezza che tutti i movimenti che la banca ci ha pubblicato sono finiti in contabilità senza che io ne abbia saltato alcuno. Finché il file non è gestito nella sua totalità, con la spunta, come vedete in questo caso, in queste righe che vi sto selezionando, il programma ci ritroveremo sempre nella cartella di recupero i file che ci interessano. Un chiarimento su questa gestione dei flussi RH. Ho detto, detto all'inizio che noi gestiamo anche e siamo anche consulenti di DocFinance. Questo programma non è né uno strumento alternativo né uno strumento complementare a DocFinance, è semplicemente uno strumento che ci semplifica la scrittura in prima nota, finisce qui. DocFinance invece è uno strumento integrativo, complementare, diciamo aggiuntivo ad essenza, tramite il quale facciamo contabilità, inviamo disposizione in banca, teniamo traccia degli affidamenti, dei mutui e siccome noi siamo rivenditori e possiamo al contempo fare formazione e assistenza, è anche per questi motivi che nel tempo abbiamo implementato l'interscambio dei dati fra i due software e quindi i due strumenti dialogano al 100% tra di loro. Infatti qua come vedete all'interno del menu tesoreria trovo anche tutte le parametrizzazioni di DOP Finance che mi permettono poi dal punto di vista operativo di andare ad esportare le anagrafiche, le scadenze, i movimenti e importare il ritorno del flusso dallo strumento. Ecco, il software RH che abbiamo appena visto si limita solamente però a fare Uh, contabilità bancaria, quindi a fornirci un aiuto nella spunta dei movimenti bancari. Questo è il primo argomento che volevo trattare oggi. Andiamo poi al secondo: quindi alla possibilità di gestire i mastrini a riferimenti contabili. Cosa significa? Significa che ogni volta che facciamo una registrazione di prima nota su un mastrino, scriviamo anche un'informazione in più, appunto il riferimento. Questo ci permette poi, in fase di interrogazione del mastrino stesso, di filtrare le informazioni che ci servono e di individuare facilmente da cosa è composto il saldo del mastrino. In sostanza, è come se noi eh, interrogassimo il mastrino. Con, con una gestione a partite proprie dei clienti e dei fornitori. Vediamo l'esempio. L'esempio che riporto è quello di un finimport che la banca ci ha concesso con il quale noi decidiamo di richiedere finanziamenti o su fatture o su ordini. Se io interrogo il mastrino nel metodo classico di essenza, vedo una situazione di questo tipo. Vedo una cronologia di operazioni e da qua faccio difficoltà a capire i 133.200 euro da cosa dipendono perché? perché magari avrei potuto se fossi stato più preciso mettere Un'informazione aggiuntiva per ogni movimento di prima nota, però se non l'avessi fatto io non so da questi movimenti di storno se i 5.000 sono relativi a 95.000 oppure relativi a 120.000. Quindi l'interrogazione a riferimenti invece ci darebbe un quadro di questo tipo: vedo che i riferimenti. Quindi i finanziamenti che ho richiesto sono aperti solamente di questi due: uno per 50.000 euro inizialmente nato da 95, stornato per 45, un altro ancora completamente aperto relativo ad un ordine. Come ho fatto a fare queste a pubblicare queste informazioni? Vediamo il caso concreto. Vado in prima nota e faccio un'operazione di accensione finanziamento la faccio in data sto lavorando sempre sul 2022 quindi la faccio in data 15-11-2022 e scelgo di inserire di richiedere un nuovo finanziamento per 40.000 euro Va a toccarmi l'accredito del conto corrente e vado a debito sul finanziamento. A chiusura della maschera, siccome il programma sa che questo mastrino ha una gestione appunto a riferimenti, il programma mi chiede a cosa si riferisce questo movimento? Si riferisce a questi due aperti oppure è relativo a un nuovo finanziamento? Se faccio nulla, mi dà la possibilità di inserire un nuovo finanziamento come volevo io in questa occasione. Quindi scrivo uh, webinar, uh, ordini, finanza, finanza, webinar. Lo chiamiamo così. Ok. A questo punto, se ritorno sul mio mastrino e lo interrogo con la successione dei movimenti. Qua in sostanza non è cambiato quasi niente, ho solamente una riga in più e come vedete qua non ho scritto nessuna descrizione aggiuntiva di riga, però siccome ho dato un nuovo riferimento contabile, se la interrogo a riferimenti vedo la nuova riga, quindi so che il totale del mastrino debiti su finanziamenti fornitori, finimport, è dato dalla sommatoria di questi riferimenti contabili facciamo finta che adesso invece voglio estinguere parzialmente un, un, un finanziamento quindi sempre datato un'operazione di rimborso finanziamento magari sempre al uh, 2011 del 2022 ok per 30.000 euro anche in questa occasione in, mov in movimento opposto al precedente quindi mi si presenta la maschera precedente. A questo punto scelgo di scalare i 30.000 euro da questo riferimento contabile qua e salvo la registrazione. Reinterrogando il mastrino a riferimenti, vedo che i miei 83.2 sono aperti per un residuo di 53.2. Da questa maschera cosa posso fare poi? Posso andare riferimento per riferimento, a fare un filtro sui movimenti del mastrino stesso per vedere quali erano i movimenti che hanno movimentato solamente quel riferimento contabile. Naturalmente potrei anche avere già dei riferimenti chiusi, perché nel caso che stiamo considerando il mio finanziamento, l'ho tutto ripagato alla banca. Quindi in, que in, queste, in questo contesto il mastrino è chiuso. Il dare e l'avere si bilanciano, però anche in questo caso, interrogando la sequenza dei movimenti solamente per quel riferimento contabile, posso vedere come si è movimentato il mio riferimento contabile relativo a quell'ordine specifico, a quel finanziamento specifico su ordine. Quindi una gestione che semplifica l'interrogazione del saldo in quei contesti in cui vogliamo una gestione più a partite piuttosto che una sequenzialità di movimenti. Un caso concreto potrebbe essere questo, un altro caso riguarda magari gli acconti ai clienti, le KR ai fornitori, quindi abbiamo negli altri casi sempre un mastrino unico per il quale però vogliamo uno spaccato a livello di singolo cliente, quanto quel cliente ci ha dato di acconti che ancora non abbiamo per i quali ancora non abbiamo consegnato il materiale corrispondente, non abbiamo scalato l'appunto, la logica è simile. Bene, passo all'argomento successivo, che è quello delle operazioni su partite. Allora, per vedere le varie funzionalità che Senzia offre eh, e che semplificano la gestione delle partite, partiremo sempre da esempi concreti, Possibili casi che si potrebbero verificare nel contesto di una gestione normale. Il primo è quello di una compensazione cliente-fornitore. Qual è il caso? Il mio cliente è al contempo mio fornitore e vado a ricevere, mi fa un bonifico trattenendosi la fattura che aveva nei miei confronti, fattura da pagare, fattura passiva sua. Quindi vado sul giroconto cliente fornitore, inserisco il nominativo specifico e il programma, il programma mi fa vedere cosa sia le scadenze lato cliente contemporaneamente che anche le scadenze lato fornitore. Nel caso che consideriamo, facciamo l'esempio che questa fattura da 10.000 euro, lato fornitore, lui la scala tutta quando ci paga la nostra fattura da 12.200 euro. Quindi, partendo dalla scadenza più di importo minore, vado a selezionarla, gli dico che questi 10.000 verranno compensati su questa fattura da 12.200 euro, quindi la mia scadenza dei 10.000 la chiudo totalmente, quella a credito di 12.200 euro rimarrà aperta per 2.200 euro e che chiuderemo successivamente registrando l'incasso netto che il fornitore ci ha mandato. Come la porto in contabilità? Con un'operazione G con giro conto banale oppure posso scegliere una causale che preferisco e in questo caso vedo appunto i 2.200 euro residui sulla parte destra, i 10.000 non ci sono più nella mia maschera di prima nota. L'operazione si è generata in questo modo. Giro conto 10.000-10.000 10 debiti verso fornitori, crediti verso clienti. Un'altra casistica è quella che o in occasione della chiusura d'esercizio, ma anche nel corso dell'anno, potrebbe sorgere la necessità di chiudere alcune partite, magari aperte per un importo residuale a causa di incassi e pagamenti che non abbiamo o effettuato o ricevuto puntualmente, come da partite che dovevano chiudere. Qual è la funzionalità uh, che ci aiuta nello, nello specifico? È questa qua, degli abboni, abboni automatici. Cosa fa il programma? Va a rintracciare o lato cliente oppure lato fornitore, o per la, il totale della partita o sulle singole scadenze, tutte quelle, eh, quelle righe, quelle partite in questo caso, dove il residuo è inferiore all'importo limite che io ho impostato. Importo limite che posso mettere di default nei codici fissi oppure che di volta in volta potrei anche eh, gestire a, mia, a mio piacimento. In questo caso il programma ha rintracciato queste due righe per le quali potremmo fare una buona automatico. Le seleziono. Sto attento alla data di registrazione. Ok, e una volta selezionate le stesse, il programma mi chiede se voglio generare gli abboni. Fatto. Quindi non sto lì a preoccuparmi di controllare tutte le scadenze importo per importo, ma in questo modo riesco a recuperare tutte le info in un batter d'occhio e a fare la scrittura contabile come reputo più opportuno. Potremmo avere, lo stesso discorso vale, scusate, anche lato... Fornitore, lato scadenze, incassi parziali o tutte. Quindi è molto flessibile. E naturalmente io di volta in volta, in base a quello che il programma mi propone, le righe che mi propone, sono io che scelgo se fare o meno la buono. Un'altra casistica qual è? È quella lì della, della compensazione di partite. Mi accorgo a posteriori a volte capita magari in corrispondenza di un, di un bonifico anticipato ok che non ho compensato quel bonifico con la fattura che ho registrato successivamente quindi interrogo l'anagrafica ad esempio e vado sull'estratto punto a partite la maschera questa oltre che essere una maschera di Consultazione è anche una maschera operativa. Da qui, infatti, abbiamo la possibilità di fare operazioni sulle partite, come collegare e compensare, appunto, inizialmente, delle eh, partite che all'inizio non avevo legato tra loro. Caso concreto, ho questa fattura. Il bonifico che ho registrato successivamente all'inizio il mio cliente non mi ha dato le info necessarie per capire a quale fattura si riferiva, le recupero successivamente e voglio compensare la fattura con il pagamento a benché parziale, non c'è nessun problema. Quindi seleziono la fattura con il doppio clic, seleziono la riga dell'incasso, scelgo di collegare tra loro le due righe. E a questo punto potrei fare compensa, quindi a fronte di due partite separate, una di 1220 e una di 1000 euro, mi troverò una partita unica per il residuo da 220 euro. Naturalmente potrei compensare sulla base delle scadenze che sono all'interno delle partite, se mettere tutti i 1000 euro sulla prima scadenza, sull'ultima oppure proporzionalmente all'interno delle varie scadenze. Da qua c'è anche un'altra funzionalità molto comoda che potrebbe verificarsi quando abbiamo una rinegoziazione del, del debito. Il mio cliente in difficoltà mi chiede una dilazione, quindi a fronte di questa dilazione io vado ad emettere degli effetti, ma per più fatture contemporaneamente. Quindi selezionando la prima fattura oggetto della rinegoziazione e la seconda, posso ugualmente collegarle tra loro. E a questo punto, selezionando nuovamente il, il joint che si è creato, il legame, vado a dire a essenzia di generare degli effetti in manuale, delle ricevute bancarie. Facciamo ad esempio effetti webinar. Okay. Questo cosa mi fa? Mi va appunto sulla maschera degli effetti attivi in manuale parte dal presupposto della condizione di pagamento all'interno dell'anagrafica del cliente, ma io, come ben sapete, posso cambiare questa condizione, posso scegliere la mia dilazione sulla base degli accordi presi, anche cambiando manualmente la data scadenza, e a questo punto mi ritrovo all'interno dello menu scadenzario effetti attivi, il nuovo contenitore con le riba che posso presentare in banca. Quindi molto facile rispetto a che andare a riguardare ogni singola scadenza e aggiustare la stessa per ottenere l'importo concordato. Cambiamo totalmente argomento, andiamo al punto 4 del programma. Il punto 4 è quello della contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. Tutto si fonda sulla, sulla creazione della tabella. Dei gruppi rimanenze che vediamo qua. Fate sulla tabella magazzino gruppi rimanenze in cosa consiste questa tabella consiste nel valorizzare riga per riga. Eh, tutte le varie tipologie di prodotti finiti, materie prime semilavorati, quindi identificare le rimanenze che abbiamo alla fine dell'anno e per ognuno di queste righe Dire su quali mastrini di contabilità deve essere appunto rivoltato il movimento contabile. Fatto questo e dato per scontato che già abbiamo eseguito il calcolo dei costi di, di fine anno, tipi costi abbiamo lanciato tutto, i tipi costi e l'abbiamo calcolato. Dato per buono che abbiamo già fatto anche la chiusura periodica della valorizzazione del magazzino in modo che non abbiamo più la possibilità di movimentare il magazzino a posteriori rispetto alla chiusura non facciamo altro che andare in prima nota e contabilizzare le rimanenze andando a scegliere L'esercizio che ti che ci interessa. Io qua c'è una business unit, solitamente questo non c'è, però ecco la contabilizzazione avviene in questo modo. Cosa fa il programma? Mi ha fatto, lo riguardiamo a riposo, l'operazione di riapertura delle rimanenze iniziali, ma nel movimento progressivo 24/18 trovo il movimento di chiusura delle rimanenze. Perché è riuscito a fare questo? Perché i gruppi rimanenze che abbiamo creato, questi qua, li dobbiamo associare o direttamente o indirettamente ai nostri articoli di magazzino? Per esempio, qua sul dato contabile andiamo a inserire il gruppo rimanenze corrispondente, oppure indirettamente possiamo Associarli non agli articoli ma alle categorie merceologiche di cui l'articolo fa parte. Quindi, andando su magazzino, articoli, categorie merceologiche, prendendone una, PC ad esempio, sui dati fiscali, vediamo il gruppo rimanenze. L'ultimo argomento è quello delle scritture di assestamento e di chiusura esercizio. Ci troviamo quindi sempre in un contesto di fine anno e eh, vediamo quindi gli automatismi che il programma permette di fare relativi all'operazione di integrazione e di rettifica. Il presupposto fondamentale qual è? È che noi facciamo registrazioni di prima nota qua, ritorno sulla nostra prima nota, attribuendo la corretta competenza dei costi e dei ricavi. Prendo un'operazione 2261, eccoci qua. Allora, la nostra fattura d'acquisto datata aprile 2023 si riferisce alla competenza economica che va a cavallo dell'esercizio. Ecco, la, se non ho imputato correttamente, data inizio, data fine di competenza economica, è inutile essenza non ci viene incontro in nessun modo se invece la impostiamo correttamente abbiamo la possibilità di lanciare nell'operazione di chiusura i rati e i riscontri uno l'opposto dell'altro rati quando in pratica la competenza è a cavallo di due esercizi è il risconto e il eh, riscontro e registriamo la prima operazione a posteriori il riscontro invece quando la facciamo la rilevazione in prima nota, antecedentemente, ma la competenza si sviluppa nei periodi successivi. Possiamo lanciare l'automatismo o per il singolo movimento oppure per l'esercizio. Per quindi il programma mi controllerebbe tutto il 2022, tutto il 2023. Io adesso lo faccio per movimento e cosa fa il programma? non fa altro che farmi una registrazione aggiuntiva al 31-12 portando nel 2022 il costo di competenza di quel periodo. Successivamente, qua abbiamo anche l'analitica, successivamente con lo storno ratio, sempre per movimento, andiamo a togliere il periodo che non era di competenza nell'esercizio 2023. Se interrogo quindi il mastrino dei servizi industriali, quell'oggetto di questo esempio, cosa mi trovo? Mi trovo che nel 2022 ho portato 109 euro. Nel 2023 la sommatoria dei due movimenti mi dà la differenza che sono 209 euro di competenza del 2023. Il riscontro funziona allo stesso modo. Guardiamo un caso concreto. Prendo l'esempio questo qua, eccolo, pago un'assicurazione il 10 di ottobre, ma il costo me lo spalmo su un arco temporale. Quindi in questo caso, andando a fare l'operazione di risconto, sempre per movimento, storna il programma i costi che non sono di competenza del 2022, mettendo... La contropartita sui risconti attivi e l'operazione successiva mi imputa il costo nell'esercizio successivo. Ci potrebbe essere la necessità che in qualche caso eh, non vogliamo utilizzare i nostri conti fissi. Eh, I soliti risconti attivi e rati risconti attivi, risconti passivi, rati attivi, rati passivi, ma eh, vogliamo canalizzare i movimenti, ad esempio magari quello che, per quello che riguarda un contesto bancario. So che alla fine dell'anno ho registrato vari costi nel 2023, fanno tutte parte del mondo bancario, li devo portare nel 2022, ma non voglio che finiscano all'interno del mio ratio passivo quindi come faccio facciamo in questo modo c'è cioè questa possibilità il nostro esempio è questo quindi registro gli interessi del 10 di gennaio gli interessi sono di competenza dell'anno precedente a prima vista non cambia niente dall'operazione che vi ho fatto vedere prima del rate però se vado a lanciarla Non mi finisce su rate passivi, ma mi finisce su debiti bancari chiusura esercizio. Un mastrino che mi sono inventato per fare questo esempio. Come ha fatto il programma a lavorare in questo modo? Funziona così. Sul costo oggetto della, del rateo e andando sul piano dei conti dello stesso, quindi 5215, 5215. 1. Non ci ho preso 2 1, 5. Abbiamo la tab dei rati e risconti di chiusura e quindi qua vado a imputare l'eccezione rispetto al default, rispetto allo standard. Quindi ogni qualvolta questo mastrino economico avrà a che fare con un'operazione, nel mio caso di ratio, però potrebbe essere anche di risconto. Posso identificare e battezzare una casale operazione specifica, quindi posso andare a discriminare questo mastrino rispetto a tutti gli altri che invece eh, utilizzeranno il default che sta sui codici fissi. Bene, passiamo. All'ultimo argomento, relativo sempre al contesto di chiusura esercizio, ed è quello relativo alla, al riporto in contabilità delle chiusure dei mastrini patrimoniali. In alternativa alla situazione che è già presente, che riporta solamente il giroconto degli economici e fa la stampa sul giornale bollato dei movimenti patrimoniali di chiusura ed apertura. È un'impostazione che andiamo a scegliere nei nostri codici fissi. Qua, Qua sulla sezione bilanci, abbiamo appunto riporto automatico sal saldi conti patrimoniali, chiusura, apertura conti patrimoniali. Ok? Quindi, cosa avviene? Avviene che se vado in modifica e rimetto il flag di qua, si presenta la situazione che è precedente, quella che è stata adottata fino ad ora, dove potremmo eventualmente fare le operazioni di stampa automatica sul libro giornale. Se invece lascio la precedente impostazione, il programma necessita di avere eh, le causali di chiusura e di apertura e potremo anche inserire il mastrino dell'utile o della perdita dell'esercizio. Faccio a nulla, perché già le nostre impostazioni erano corrette. E quindi passo al menu operativo corrispondente, che è quello classico sugli esercizi contabili, dove qua troviamo i due bottoni funzionali chiusura e riapre esercizio perché potremmo fare la chiusura, ma al contempo esserci accorti di qualche errore, quindi ripristinare la situazione precedente. Non è necessario dire qual è l'esercizio che vogliamo chiudere, perché anche se sono posizionato sul 2026 e vado in chiusura, lui si accorge che l'ultimo chiuso era il 2021 e quindi riparte dal 2022. Potrei fare un calcolo preliminare, scusate la business unis, un calcolo preliminare dove mi dà l'informazione di quanto chiudo l'esercizio e naturalmente questo calcolo lo posso fare più volte. Se non lo faccio quando vado a fare il registro si preoccupa il programma di fare il calcolo, Potremmo, come nei classici casi che abbiamo adottato finora, vedere le eventuali anomalie. Che potrebbero esserci quando vado a fare la chiusura. Se è tutto ok, vado a fare il registro. Cosa fa questa funzionalità? Non mi fa un unico movimento di prima nota, ma me ne fa tre: uno per quanto riguarda gli economici, e due per quanto riguarda i patrimoniali. Al 31-12 e al primo di gennaio. Facciamo lavorare Essenzia. Eccola. Quindi siccome io qua ho attivo una business unit mi mette i progressivi qua in basso, altrimenti chi non l'avesse i progressivi sono riportati in alto in corrispondenza della chiusura. Qua posso andare quindi in prima nota a vedere quello che il programma ha fatto. Quindi nello specifico ha fatto tre operazioni, guardiamo le ultime tre che abbiamo fatto a cascata, 24-26, quindi parto dalla... 24 24 fino alla 24 26 e mi ritrovo a questo punto. La chiusura dei movimenti economici, la chiusura dei movimenti patrimoniali e l'apertura all'1-1 dell'anno successivo dei movimenti patrimoniali. Naturalmente, scusate, non l'ho fatto vedere prima. qua adesso mi ha messo esercizio chiuso. E se vado sul di nuovo sulla chiusura. Vedo i movimenti qua, il progressivo di contabilità, posso andarci direttamente tramite il tasto destro. Mi accordo dell'errore, se c'è un'anomalia, qualcosa, un ripensamento. Posso sempre tornare indietro e fare le modifiche del caso e eh, poi rifare di nuovo la chiusura in un contesto successivo. Ho finito tutta la spiegazione. Dei vari argomenti. Spero di essere stato chiaro e non, non soporifero, per quanto non è facile davanti a un computer senza un intermediario. E mi hanno passato alcune domande e le, legge, le leggo un attimo e vediamo se riesco a dare una risposta puntuale su alcune di queste. Allora, Mara chiede, tutte le banche danno la possibilità di scaricare i flussi RH? In tutte Allora mi è capitato solo una volta che una banca, che era una banca diciamo minor, mh, eh, prevalentemente diciamo non a carattere nazionale, proprio piccolina, nell'internet banking non dava questa possibilità. Quali sono le alternative? Le L'alternativa, la prima è contattare il gestore e farvi abilitare tutti i menu del remote perché... A volte capita che il contratto sottoscritto non prevede inizialmente la possibilità di scarico dei flussi RH e la seconda è quella di eh, identificare una banca prioritaria che svolge la funzione di banca attiva tramite la quale recuperiamo tutti i flussi, tutti i movimenti RH e sarà da quella che noi scarichiamo contemporaneamente tutti i movimenti di tutte le banche con cui lavoriamo, senza passare di internet banking e fare lo scarico banca per banca. Infatti, se ritorno nell'esempio che avevamo visto noi prima, qua se riprendo il file che abbiamo usato come esempio, vedete, c'ho anche la possibilità di filtrare per banca. Questo perché? Perché il file che ho recuperato, l'abbiamo scaricato da una di queste tre banche, anzi quattro, una vi ricordo non l'avevo censita per niente, e è da lì che abbiamo recuperato tutti i movimenti che ci servivano per fare la registrazione contabile. Poi Fabio chiede: "La contabilizzazione delle rimanenze gestisce anche l'analitica?" Sì. Uh, prima non l'ho detto perché non ho mai parlato oggi di contabilità analitica, però è possibile tramite l'abbinamento nelle categorie fiscali degli articoli. Qua ad esempio per, ne prendo una a caso, assistenza tecnica, abbiamo l'analitica. E qua abbiamo la tab delle rimanenze, non è valorizzata perché non ho fatto un caso di questo, di questo tipo, però c'è la possibilità. E l'altro modo invece è quello di utilizzare una ripartizione di analitica già precedentemente configurata, agganciandola ai gruppi rimanenze. Qua infatti nel secondo caso delle materie prime ho messo anche la tabella della ripartizione. Poi, Francesco, nella maschera di impostazioni degli RH ho visto conti transito. Cosa sono? Allora, i conti transito, Francesco ha avuto buon occhio. Allora, contabilità, tesoreria, importazione, movimenti. Riprendiamo l'esempio di prima. Ok. Ad esempio questa Causale qua oppure un attimo vediamo se ne trovo un attimo. Anche qua transito pagamenti. Come questa allora, se vado a, a vedere la specifica di questa causale, qua infatti è un assegno, tornerà in contabilità con addebito assegno e andrà su un transito pagamenti. Cosa vuol dire il transito? Ci serve per eh, semplificarci la eh, competenza temporale. Il, move, il, move, il momento in cui essenza fa la registrazione e la banca successivamente fa l'operazione di chiusura. Mi spiego meglio nel caso, questo qua io avrei potuto dare l'assegno al mio fornitore oggi 19,9, quindi in corrispondenza del 19,9 faccio un'operazione di, di prima nota, non fornitore a banca, perché in banca ancora non si è manifestato l'addebito dell'assegno e non so neanche quando il fornitore incasserà quell'assegno. Quindi io potrei fare banca a transito pagamenti, quindi scindo il momento della mia disposizione del mio pagamento con il momento in cui ci avrò l'addebito sul conto corrente effettivo. Questo ritorno in contabilità quindi mi chiuderà il conto transito pagamenti della banca e quindi farà transito pagamenti a banca. Quindi l'operazione di pagamento, invece di essere una sola, fornitore a banca, la dividiamo in due, fornitore a transito pagamenti, transito pagamenti a banca. E questo capita sia quando la movimentazione, diciamo... Um, il momento temporale tra la disposizione e la debita diverso oppure potrebbe essere anche comodo quando magari ho che vedere con un f24 perché se io vedo questo importo di 572 mila euro probabilmente è un f24 che deriva da contributi IMS, ina e via dicendo da qua sarebbe difficile fare un'operazione di contabilità vera e propria quindi cosa potrei fare potrei Fare già in contabilità al 14 al 13 di ogni mese la, la registrazione con tutti i codici di costo a transito F24. Poi, quando la banca mi addebita l'F24, siccome torna sempre con il codice 19 anche in questo caso. Gli dico che il ritorno è pilotato su un mastrino fisso di transito F24. Quindi, io tutte queste operazioni che vediamo con la spunta così, potrei farle in automatico in prima nota senza saperne leggere né scrivere, perché ho già definito come um, essenza si deve regolare con questi codice cb. L'ultima domanda. Se no, sforriamo e non stiamo nei tempi. Allora, Michele chiede, chi ha già fatto chiusure precedenti in essenza può usare la nuova struttura delle chiusure patrimoniali? Certo che sì, eh, è ovvio che se si decide di impostarla, sarebbe opportuno mantenerla anche per gli esercizi successivi, anche per un contesto di uniformità di bilancio e non cambiare di anno in anno a discrezione o a piacimento. E io ho finito, vi saluto, eh, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Pierluigi. Grazie Mauro, eh, sì, è stato chiarissimo. Grazie. E volevo solo ricordare eh, a tutti gli iscritti, ai partecipanti, innanzitutto, vi ringraziamo di essersi collegati oggi. Ci vediamo uh, il 26 settembre, martedì 26 settembre, sempre alle 11 per il secondo uh, modulo che è relativo al controllo di gestione e, e come detto in apertura nei prossimi giorni comunque vi riceverete una, una mail uh, dove avete la, la possibilità sia di rivedere il webinar di oggi, che di vedere le risposte anche alle domande che non siamo riusciti a rispondere oggi. Insomma, ci sarà un documento con le risposte a tutte le domande che sono arrivate in chat. Grazie di nuovo e vi auguriamo buona giornata.